Oh, ho aperto per sbaglio. Quale ho aperto? Non lo so. Mi ha dato una Netherrat, un Green Slime Crystal e un piccone di ossidiana. Ho Serio? un piccone di ossidiana. Mi Okay. hanno detto che è molto OP questo piccone. Se premo destro, dovrebbe essere quello che penso io. Fai vedere. Io ho trovato questa, oh! Dimmi. Guarda! Ah, sì, questa si crafta. Però Questo aspetta, e hai trovato il questo. diamante. GG. Aspetta, facciamo una cosa, andiamo lì, c'è la cesta vuota, venite qua, andiamo. No, Marduk! Vieni qua, la posiamo dentro la cesta, così vediamo che stiamo a prendere. No, Marduk, guarda! Muoviti, vieni qui. La Void Crystal Axe! Buono, buono, buono. Porco Aia! Giuda! Hai lasciato con mezzo cuore. Io te l'approfitta nel mezzo Cioè. cazzotto No, lo no, ammazzi. no, no. No, no, io l'approfitto in un altro modo, non ti Oh, abbiamo il preoccupare. sangue. E Slime. questo? C'è il lava charm. Oh, vediamo un po'. Che bello, nell'uncommon ho trovato le piume. Wow. Lol. Allora, vediamo un po'. Raro. Che Oh cos'è? mio Dio! Ah, è quello per raccogliere le ceste. Però dopo un po' si rompe, mi sa. Figo! Non so. Serio? Che cos'è questo? Cosa fa? Oh, lol. Aspetta che poso un po' Genera tutto. energia questo. Non so in che maniera, Oh ma. mio Dio! Eh sì, genera energia. Guarda! Che c'hai? Che roba è? Ah sì, lo so, puoi spostare le ceste. Però si consuma. Eh sì. No, no, dopo, 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 dopo. Poi droppare anche questo, non so cosa sia. Buono, metti tutto Tiè, dentro la. tiè, tiè, tiè. Tutto Guarda che te nella droppa il cesta. signore Singar. Tutto in questa cesta su. Il lava charm. Che fa il lava charm? È un anello. Ah, non muori nella lava, mi sa. È quello che penso io. Allora, questo lo mettiamo là. Dai, tutto lì dentro, dai, dai. Ho trovato il silicone, signor Marduk. Perché c'è una Nether Star? Ah no, un'altra North Star, è quella No, dell'altra volta. quella di prima l'ho messa lì. Ah, ok. Stavo rimanendo Io male. la Void Crystal Axe me la tengo. Io ho trovato dei pesci, vuoi dei pesci? No, Allora, piace un vediamo un cazzo. po'. Ho trovato dello zucchero e dei semi di melone. Oltretutto anche lo storage upgrade. GG, raga. Vuoi Cioè, dei raga, semi me lo di trovo. melone? Questo è No. Che è bellissimo. sto coso? Non so, mi sa che fa energia. A Ragazzi, questo è più mano. bello. Cosa? Guarda il draga trovato. Un mega torcione! Questo non fa spawnare i mob. Che Doraemon mi fa una pippa. culo che c'ha i figli, però. Ci posso twerkare sopra? La voglia. Oggi, come prima missione, ci abbiamo da fare una piattaforma qua sotto. Per noi. Ok, la Anche facciamo con piccola. questo. Basta anche piccola per la quest. No, quello no. Aspetta. Eh sì, lo facciamo subito o lo facciamo alla fine? Che dici? Quello Che cosa? che c'è in mano. Che c'è in mano? Il Dan. Ma fammi Ne all'ultimo. Ok, alla fine. Allora, ci serve un secchio. Un secchio, un secchio, un secchio. Ferro, ho ferro, appena acqua. droppato un secchio, sta qua. Mi Ah, ci abbiamo un serve secchio. tanta cobblestone. Eccolo, tieni. Dov'è il secchio? Eccolo, tieni. Sì, mi dia. Prendi. Grazie, molto gentile. Lei è molto gentile, molto magnanimo. Allora, mi serve acqua. Allora, io L'acqua non abbiamo. faccio un buco qua. Ok. No! Mamma mia, mi hai fatto laggare un attimo tanto, figlio. Ah, lagga pure a me in effetti, eh. Ah, quando ho messo l'acqua dentro alle. Sì. Qua. Signore Singer, mi scusi. Lo vuole fare di Dica. cobblestone? Sì. Vado. Faremo come muori, eh. Più o meno, dai. Tenga, prendo una patata. Tenga, prendo un'altra patata. Lo facciamo alto Vieni. 1, 2, 3. Guarda Dimmi. anche lei. No, 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 che vedo anche lei, io. Ah, aspetta, devo andare a fare una corda. Devo andare a fare una corda. Dove sta il filo? No, Dov'è il filo? no, signor Mordug, Mi però dica. no, così non va bene. Perché? Che è successo? Mi serve una scala, che corda? No, no, le faccio una corda, vedrà, vedrà. Eccola. Ma si fida? Sì, Mi de scusi, mi Mordug. scusi, mi scusi. Arrivo, arrivo. Aspetta, eh. Aia, Palla. non me mena. Aia, Aia. non me mena. Aia. Dai, che devo mettere una corda. Aia. Aia. Mi fai mettere una corda? Ah. Quello sarebbe una corda? Prego, salghi. Ma se io sta cosa da ficco su per il È culo? fighissima. Ma che ci dobbiamo fare con sta cosa? Niente, dobbiamo fare la piattaforma per poi farci roba sotto. Non so che cosa, forse impianti? Ah, ok, ci possiamo far passare i cavi. Sì, Sì, giusto, una cosa giusto. del genere. Ok, quindi Giusto, giusto. diciamo che per quanto sia una piattaforma è fatta, perché non ci diceva di quanto deve essere grossa. Diceva una piattaforma.
Sì, però la possiamo fare così, così, metto un po' di torciole. Guarda, si così. Vedono pure tutti i bug che abbiamo fatto qui al centro, guarda, guarda è brutto. Tifo. Quali bug? Quelli. E quella è colpa di Ildan. È sempre colpa di Ildan. Sempre colpa mia. Ok, abbiamo creato un secondo piano qua sotto, perfetto. Ok. Allora, adesso dobbiamo creare l'ossidiana da uno stone barrel. Ok, quello è facile. Ok, io direi di fare una cosa del genere qui. Ok, andiamo immediatamente a farci un barrel. Eccolo qua, stone barrel, e vai. Allora, in questo stone barrel noi ci dobbiamo ficcare un po' d'acqua, anzi dopo l'acqua, prima la lava. La lava che abbiamo creato nel crucible. L'andiamo a buttare qua dentro. E se vede Ildan, lui fa gli impianti e noi fa i negri. Mi sembra giusta sta cosa. Sì, è giusta, è giusta. Chiavo di merda. È giusta. Se ci paga. Se... basta questo... che ci paga, ma le sentivo. Questo tutto fa crede. Eccola, fatta, fatta, fatta. Okay. L'ha fatta. Allora, signor Ildan, per ora possiamo anche lasciare così. Non ci serve la piattaforma sotto per ora. Poi la faremo. Oddio, mi è sparito il libro delle quest. Dov'è? Prendimi. Dove sei? Ah. Ma sei ritardato. Non avevo visto dove eri. Ok, la ringrazio. Allora. Prego. Questo libro delle quest è totalmente... No, non è azzerato. Ok, perfetto. Allora, abbiamo fatto ossidiana da uno stone barrel. Poi dobbiamo fare... la Tinker Construct per processare gli ore. Allora, abbiamo già tutto qua. Dobbiamo fare il Groot. E il Groot si fa con questo. Eccolo qua. Allora, Io sono Groot. Allora, poso la roba lì. Ok. Allora, il Groot è il materiale che si usa per creare quei bellissimi brick che servono per creare la nostra prima Tinker. Giustamente. Ok. Allora, e si fanno, appunto, col growth, eccolo qui. Il growth si può fare in due crafting diversi. Uno più piccolo che si fa con una sand, una gravel e una clay. E uno più grande si fa 4 di gravel, 4 sand e un blocco di clay. Ma sappiamo tutti come si fa la Tinker! Non è vero, non tutti. C'è gente che non è capace. Animale! Te lo dico perché c'è gente che non è capace. Ho fatto tanta growth che possiamo fare una valanga di Tinker. Ok, io direi che possiamo metterla a cuocere. Un pochino. Le mannaggia alle patate... Ha messo Ildan. E se io, cazzo vuoi? Ecco, mannaggia le patate che ha messo Isingard. Poi ti non accettata. No, sei cattivo. Tente, stai zitto. Ecco, adesso mi aspettare soltanto che la Groot si cuocia. Ok, intanto che aspettiamo che la si cuocia il Groot, abbiamo la possibilità di andare a fare una cosa molto meglio. Un bellissimo cobblestone generator a livello veramente OP. Ah, andiamo. Vuoi fare quello lì? Della quello automatico, figo. Bastardo. Mi sembra giusto, no? Non ti piace per te? Ma non ci metti più i materiali, ma giù. L'ho presi e li devo prendere uno per uno, se no si mischiano. Cobblestone Generator. In questo bellissimo pacchetto ci sono la possibilità di avere dei cobblestone generator di vario livello che si potenziano in base al materiale con cui lo progradate. Intanto qualcuno mi ha levato i materiali. Chi l'ha craftato? Signore Singa? Signore Singa? Non sono stato io. Allora, io direi di metterlo per ora qua. Ok. Allora, non ha interfaccia, bisogna esclusivamente attaccarci un tubo. Allora, adesso facciamo un tubo di quelli basi. Proprio basi. Allora, no, basi. A me piacciono quelli basi. A te ti piacciono quelli basi? No, basi. Basi. Come? Basi. Come? Basi. Ok, allora, andiamo a fare i nostri bellissimi cavi. Già abbiamo i materiali qua. Tanto il vetro, oddio! Già ce l'abbiamo, le slab, dimmi. Oddio! Dica. Oddio! Ho capito, cos'è? Dica. Non lo so. Cos'è? Chi è? Allora, pipe. Signor Marduk. Dimmi. Che cos'è? Non lo so. Che cosa? Flip Charm. Bella domanda. Si deve equipaggiare probabilmente. Ho trovato la wrench. Aia, sì, ma non menarmi con la wrench. Hai preso pure ad area, sinceramente. Vabbè, può succedere, no? No, Ildan, bevi questa. Che cos'è? Non so, Mysterious Potion. Signor Ildan, che cosa l'hai preso? Allora, stavo dicendo. Allora, questo oggettino penso che sia uno charme di quelli equipaggiabili. Ok, l'ho equipaggiato. Non so che cosa faccia precisamente. Ma lo vediamo stanotte. È uno slip, quindi probabilmente quando si dorme. Ok. Per ora bisogna fare i tubi. E una cesta, se non sbaglio, vero?
Allora, sì, i tubi l'ho fatto sono i transfer pipe, si craftano molto facilmente. Eccoli qua, sto lab, due di vetro e una redstone. E dobbiamo fare l'altro che è il transfer node degli oggetti, che già abbiamo lo stesso, la robina qui nella scatola del fabbricone. Mi sono preparato anche del crucible perché adesso facciamo una bella cosa con i Syngar. Allora, io non te conosco. Ecco, sapevo io. Lo stai, io? Sto di qua. Che sta fa? Allora, adesso bisogna fare dei transfer node, che sono molto importanti in questo caso, e si fanno in questa maniera: due di redstone e un filo qui. E qua sotto ci andava, non mi ricordo cosa ci andava. Transfer node, ok, eccoli qua. Quelli item, perfetto. Ci vuole una chest, ragazzi. Datemi una chest. La cassa, ce la vede? Non quella, una cassa normale. Ladro! Ok, allora, me la faccio da solo perché qui i ragazzi giocano con le iron chest. Non so che cosa mi hanno tirato nell'inventario. Ok, diventa sempre più difficile craftare dentro questa serie. Io gioco con il diamante. Ok, transfer node items fatto al volo prima che mi hanno toccato tutto. Che già lo sapevo che erano pronti, che stavano là. Allora, perché ho fatto questi tre crucible che già abbiamo visto in precedenza? Allora, prima di tutto questo spostiamocelo. Quindi, signore Syngar, lo sposti un po' più in avanti. Perfetto. Lo metta qui. Qui. Dove sta? Qui. Lì. Ok, perfetto. Allora, adesso questi tre crucible li mettiamo così. Iniziamo con una base piccolina, poi la aggiorneremo sicuramente in seguito. Poi andiamo a fare una bella cosa. Ecco, uno sbaglio l'abbiamo fatto. Allora, vai. Metti sopra gli altri due. Ce l'ho io. Ce l'ha il signor Eldan, ok. Vai, perfetto. Ok, adesso da qui facciamo uscire col transfer node i nostri bellissimi oggettini da dietro. Così. Facciamo una cosa del genere. Lo mettiamo così. E vai. Vediamo un po' se ci sta entrando. Sì. Sì che ci entra. Entra. Adesso ci servono i liquid perché devi uscire. Il fluid pipe. Giustamente. Ok. Allora, quindi, abbiamo detto uno, due di redstone, un secchiello e abbiamo detto due stone. Molto semplice. Perfetto. Transferred node liquid fatto. E sicuro dall'altra parte io mi salto dentro a buco prima o poi, Lo so. Allora, questi si mettono qua per fare uscire giustamente la nostra bellissima lava. E il problema adesso è dove li inseriamo. Vediamo un po' se c'è un tank semplice da fare. Controlliamo. Allora, un bel tanchino semplice. Cosa abbiamo? Lo fai io. Vai, facci vedere il tank. Mi facci vedere il crafting. Eccolo! Oh, singularity tank. Aspetta, ne faccio uno, due e tre per ora, perché la roba ci serve e non va sprecata. Ok, quindi andiamo a vedere se funziona questo tank a sto punto. Vediamo un po' se va. Sì, aspetta, perché... Eccola. No, sono singoli. No, sono singular. Sono singularity proprio, sono proprio come il nome, sono singularity, signore di Syngar. Aspetti, lo lasci. A posto. Ok. Per adesso va bene così. Abbiamo un primo impianto molto arroccato, abbastanza dritto, ma con tre tank divisi. E funziona, e fa lava. Sì, però... che è qua? Allora, un'altra cosa che possiamo fare, che quando è pieno qua sopra, da qua dentro ci può uscire tranquillamente un po' di cobblestone. E quindi possiamo fare una cestina da parte. Marduk, ma lei sta facendo tutto questo per trovare l'ossidiana, giusto? Non solo, anche per fare la cobblestone generator senza l'ausilio di questo. No, perché l'ha appena trovata Hildan dentro la bag. Mi fa tipo schifo lei. Ecco. Allora, qui praticamente se noi ci mettiamo una cesta adesso di qualsiasi tipologia, lui caccerà la cobblestone, perché tanto questa si riempiono subito adesso perché è piccolino. Sì, infatti adesso io ci metto il tubicino. E dadan, la cobblestone in più va a finire qua dentro. Perfetto, così abbiamo anche più cobblestone. Così io questo qui lo lascerei per farci la squid. Lo sai perché? Per gli squid ci lasciamo. Ma la cosa bella è che questo può essere potenziato con il ferro e va ancora più veloce. No, penso che per ora va bene così. Per ora sì, poi lo potenziamo. Allora, io direi di andare avanti. Che cos'altro avevamo da fare? La tinker. Prima di tutto, facciamo i componenti di base così non se sbagliamo. Allora, un vouchet di uscita. Assolutamente. Ok. Poi abbiamo bisogno di Il brick. Di questo che è la smeltery drain che l'ho preso io. Poi abbiamo bisogno del il casing, perché ci deve andare la lava. Poi avremo bisogno di quello che si fa con il vetro. Uguale. Il brick. Dammi. No, il brick dopo, però ci serve quello col vetro e il tank.
Dammi un vetro, dammi del vetro. Quanto? Penso 3, vedi un po' se te lo dico io, se è quella appena esce, metti il vetro. Ok, me la dà a me. Allora, questo è il... No! Perfetto. No! No, non era quello. T'avevo detto aspetta. Beh, questo ci vuole lo stesso, però. E questo è il vetro, è per vederci dentro. Allora, ci serve l'altro. L'altro se fa in questa maniera, metti uno di vetro. Dai, non mi rispregate, già ce ne stanno pochi. Che cos'era? No. No, questo è da fa. Ok. Ok, uno di vetro al centro. Eccolo qua. Ah, perfetto. Ok. Allora, dovremmo avere più o meno tutto quello che è di contorno. E adesso ci serve la roba della struttura. No, anzi, pure questa era da fare. Smettere i controller. Chi l'ha fatto? Io. Ah, l'hai fatto tu. Ok, pensavo l'aveva fatto il dump e sbaglio. Mi stavo preoccupato che aveva fatto bene per una volta. E i brick, perfetto. Ok. No. Allora, facciamo i bricchetti. Vediamo un po'. Non penso che ci bastino. Mi sa che dovremmo aspettare un altro po'. Che ne stai a fa? E ne servono tante, eh. Allora, proviamo intanto, andiamo a creare una base. Sì, facciamolo qui giù così non dà fastidio. Perché già solo la base è 9, noi ce ne abbiamo 15, quindi non basteranno. Possiamo fare proprio quello più piccolino per adesso. Perfetto, ci siamo. Non deve stare attaccato, giusto? No, non deve stare attaccato. Allora, adesso mettiamo prima la roba utile così vediamo quanto ci resta. Allora, questo dovrebbe andare qui, perché è quello lì della lava. Ok, poi abbiamo la smeltery, che va qui. Sì. E abbiamo la finestra ce la mettiamo qui. Così vediamo da dentro. Questo? Okay. Poi questo è uno di quelli drain che assorbe. Mi sa che noi dobbiamo fare pure quello in uscita però. Cosa assorbe questo? Questo dovrebbe assorbire perché lo smelter di drain. Fluid in and output. Ah no, tutte e due fa. Ok, ok, ok. Quindi dovrebbe funzionare lo stesso. Quindi uno mettiamolo qua. E metticene uno a fianco qua. Vai, così ce ne abbiamo due. Ah, ce l'ho okay. Io. Ok, ce l'hai. Eccolo. Poi, questo va così. E mi sa che ci mancano un pezzo. Vedete? Qui. Dai, ne serve uno. Ce l'avete uno? Perfetto. Ok. Quindi abbiamo tutta la cosa. Adesso dobbiamo... Il bricchetto manca. Mettere qui e qui. Questo. E dov'è quell'altro, quello profondo? Perfetto. E abbiamo adesso la possibilità di fare un voucher, eccolo qui. E questa è l'uscita. Dovrebbe essere funzionante, vediamo, sì, si è accesa davanti. Quindi adesso basterà inserire della lava qua dentro per poter passare al prossimo, alla prossima quest, diciamo. Perché dovevamo fare... La tinker questo. È stata fatta, okay, diciamo, quindi abbiamo fatto tinker, eccola qui. Poi abbiamo fatto cobblestone, white cobblestone generator block e transfer node. E poi adesso dovremo fare... l'upgrade an existing tinker tool con un pezzo di metallo. Quindi dobbiamo far uscire un pezzo di metallo da qui. Dobbiamo fare uno stampo. E facciamo un qualsiasi parte. Una parte di ferro sopra magari. Tu c'hai il piccone, no? Di flint? Sì, perché? Ok, facciamo lo stampo della parte sopra. Lo facciamo col ferro e lo sostituiamo. Andare a metterci all'interno l'oro. Ok. Poi andiamo a prendere della lava qua dentro. Col nostro secchielletto, ok, ce n'ho ben già due secchi, GG. Andiamo a metterla qua dentro immediatamente, così parte già. Guardate che figata. Adesso quelli si dovrebbero cominciare a squagliare. Ecco, infatti si stanno squagliando e diventeranno adatti al nostro stampo. Metti lo stampino qua. Perfetto, questo va qui. Voilà. E mo aspettiamo che si scioglie un attimino. È quasi fatta, già fatto. Guarda che velocità, bam, vai, clicca. Olè, abbiamo lo stampo. Aspetta. Guarda che figata. Levaci il pezzo da dentro. Facciamolo. Lo puoi fare pure d'oro. Aspetta, lo puoi fare pure d'oro se vuoi. No. Allora, mettiamo qua il ferro. No, non serve. Si divide in gruppi. Lo possiamo spostare noi sopra e sotto. Come? All'interno, quando si formano le strisce della tipologia di elemento, ci puoi spingere sopra e mandarlo giù. Ah, non lo sapevo. È una cosa molto comoda. E poi guardare che figa. Adesso si vedono sopra che si squagliano. Guarda che figo. Sinceramente no, è bruttissimo. Non ti buttare. No, ecco. Il signor Isengard ha aggiunto del sangue alla nostra smeltery. Ok, dovrebbe essersi squagliato. Eccolo qui, abbiamo molte iron. Messo? Sì, metti lo stampo. Non ce l'ho io, ce l'hai Dan. Signor Dan. Dato. Già. Ma perché scappa quello quando dobbiamo fare le cose? Perché ero stronzo. Ma io non stavo scappando, stavo andando a prendere la merda. Che schifo. No, non levate da là. Non funziona così. Metti lo stampo qua, su, lo stampo qui. Vabbè, ci ho provato. Qui. Ok, perfetto.
Vai che facciamo la testa di ferro. Ah no, di sangue. No, ok, eccola, sì, la sta facendo. Ferro. Guarda come si colora. Vai, andiamo di qua. Vieni, metti alla X al centro il tuo piccone. Eccolo qua. Ok, e... No. Sì, l'hai fatto. Era un pickaxe. Adesso è diventato di ferro. Quindi abbiamo fatto l'altra quest. Dovevamo upgradare un oggettino da Tinker. Un tool, perfetto! Con un metallo. Mamma mia, come sta andando bene. Allora, adesso c'è una cosa che dovrebbe essere l'ultima per oggi. E poi andiamo a fare l'apertura di quel bellissimo cubo Lucky Block fighissimo. E andiamo a migliorare la tua farm. Ah, e questo è un problema. Non mi piace. Ok, quindi manderemo avanti Singer perché allarma. Tutto io devo fare. Scusa, l'altro volta potevamo fare la spada. No. Sei coglione. L'ho fatto apposta perché così tu vai con l'arma. Di merda. Ma andiamo avanti sì, a morire coi mob, Hilden. Cosa dobbiamo andare a fare? Sono spariti degli elementi, eccoli qua. Ma l'ossidiana non l'abbiamo più fatta. L'ossidiana sì, l'abbiamo fatta. L'ho fatta io. Ah, ok. Ok, ferro e redstone. Allora, adesso noi ci facciamo una cosa che si chiamano ventole. Ok. Perché ci stanno le bellissime ventole che piacciono a me. Per far muovere i mob. C'hai problemi mentali, secondo me. E io sono l'unico che usa le ventole. Tutti cercano di usare quei cavolo di cose per terra che spostano i mob. Io invece uso le ventole. Dai, io uso ste cazzo di ventole. Ok, adesso ci servono i pungi stick che si fanno gli stick facilissimi. Ok. Ok, ora mi faccio un paio di pungi stick. Come erano pungi? Con la pungi. J. Si fanno con la canna da zucchero, se non sbaglio. Sì, si fanno con la canna da zucchero. Oh. Che non abbiamo. No, abbiamo i semi di canna da zucchero. Possiamo far crescere subito, però. Dov'è? Cactus, melone, carpa. Sugar cane, eccolo, trovato. Siamo 8. Ah, ok, no, non serve. I pungi stick ne fa 3. Ok. Allora, no, ce ne servono di più. No, no, tanto si mettono a muro questi. Signore Hilda, se levi dalla che adesso si fa male. Si fa danni. Hildan, ok. 1, 2 e 3. Se ci va addosso questo si va male, guarda. Aia! Un cuore e mezza botta. Eh? Ecco. Mamma mia che figata. È troppo bello. Fa male? Aia, fermati. Allora, adesso io metto questi qui. E abbiamo un mezzo problema logistico perché si sono da attivare. Una volta attivati non potremo più entrare qua dentro. Chi vuole provare? Signorina, vuole provare? Bene. Aia, no, non io. Ma guarda che maledetto. Ah! Ah, non sei morto. Abbiamo un problema logistico, è troppo lungo. Ok. Aia, no, fra. Aia. Non mi riesco a liberare. Ok, devo constatare che funziona. Funziona? Funziona anche troppo bene. Sicuramente faremo un upgrade della situazione quando avremo un Ender Pearl che metteremo un bel vacuum hopper qua sotto. Adesso si potrà fare tranquillamente quando voi non lo vedrete in off camera con degli hopper magari per attoppare la situazione. Perfetto. E direi che abbiamo fatto anche l'ultima quest di oggi, che era upgrade your mob farm to kill monster automatically. Perfetto. E si partirà la prossima volta con quelle della farming. Quindi cominceremo a farmare, che è cattura una mucca in una giara, crafta un Inferium Seed, crea un Mattock e si parte con fare la food farm fatta di Essence, che è quella lì della Magical, che ti piace a te, Magical Crops. Perfetto. Ok, allora, signor Hilden, lei ha un pochino di cubo, direi di andare in mezzo agli animali a uccidere gli animali, che dici? Ma ora, ci devo ammazzare le idee a posto loro. Andiamo. E tanto rischiamo di morire tutti qua. Prego, lo piazzi, questo è il suo onore oggi. Non quello, l'altro. Vabbè, anche questo va bene, vai. Oh! Sentire TNT! Oh mio Dio! Cosa? Chi era? Ho sentito TNT, ma non è successo niente. Ci ha trollato! Madonna, che spavento! Vabbè, vai, ce n'ho uno pure io. Vai. Oh, possiamo fare uno snowman! No, aspetta, no, non buttare la roba. Tienitela, che ci facciamo uno snowman da una parte e ci creiamo la neve, oh. Può sempre servire. Okay. Oh, quello. L'hai cliccato? Oh, sì. L'ha messo a bordo, l'ha messo. Pezzo di merda. E vabbè, che sarà mai. Guarda, mo muoiono tutti gli animali, guarda, eh. No. Cosa ha fatto?
Ha fatto uscire qualcosa? Oddio! Cos'è? No, la gallina già c'era. Ah. L'ha fatto niente. Oh, eccolo! È cascato un diamante! Un blocco di diamante! E basta? Foto, foto! Cioè, mi trolli? Dalla sopra? No! 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 Vabbè, ormai l'hai fatto, Ildan, vai. Ildan, fai danno, vai. L'ha fatto. Vai, Ildan, sulla testa, sopra, sopra. Mettilo sulla testa, sopra. Ciao, sto golem! Ma poi questo ci fa 3000 neve per terra. Guarda, mori, è più tutto di neve camminando. Guarda che faccina. C'ha gli occhietti scemi. Che faccina. Io voglio così bene. Ok, ragazzi, avete visto questa puntata piena di tante belle cose? Io butto il mio not di morte perché era uno soltanto. Spero che vi sia piaciuto il video, lasciate tanti pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Se volete vedere un'altra Sky Factory 3, la vedrete la prossima volta insieme a noi. E allora ci vediamo! Alla prossima! Ciao!